Rincontrarsi dopo decenni dalla maturità è un motivo ricorrente di tutto il cinema. E lo ritroviamo in Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina, presentato ieri al Cinema The Space a Napoli. Un gruppo di amici diplomatosi negli anni 90 si ritrova dopo 24 anni alle nozze dopo gli esami, quelle di Daniele Ricky Memphis, il portiere scarso della loro squadra di calcetto liceale. Ora ha fatto carriera e sta per sposarsi la bella e straricca Barbara. A Zurigo per il matrimonio di alta classe vengono invitati i compagni dello sposo ed è lì proprio che nasce la trama del film. A parlarcene è stato il protagonista Ricky Memphis ai nostri microfoni. Matrimonio da favola, commedia. Una commedia dove credo, io sono convinto e poi comunque la reazione del pubblico è anche quella. Si ride molto, ci si diverte. Ci si identifica perché sai, sono la classica riunione degli ex compagni di scuola dopo 20 anni, che però poi apre veramente lo scenario su tanti segreti, tante debolezze, tanti. Però la cosa bella è che gli amici, quelli veri, quando poi si ritrovano, ognuno si può aprire e può far vedere le sue debolezze, le sue miserie. L'amico è difficile che ti giudichi, no? E questo nel film si respira. Matrimonio poi del più sfigato del gruppo, quello che perdeva a calcio, l'unico bocciato della scuola, che però invece è stato quello che ha svoltato più di tutti, perché si mette con la figlia del più grande banchiere svizzero e insomma sembrerebbe che abbia svoltato totalmente. Poi c'è retroscena anche in quello.